Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio del nostro podcast. Oggi esploreremo un argomento che tocca da vicino la nostra vita digitale, le password. Da sempre punto debole della sicurezza, stanno a precedere passo a un'innovazione entusiasmante, le passkey. Ve lo leggo così come lo leggereste voi. Eccomi, sono Massimo Uccelli e vi accompagnerò in questo viaggio del futuro nella sicurezza online. Le password sono sempre state una spina nel fianco della sicurezza digitale, lo sappiamo. Gli utenti spesso le scelgono deboli o le riusano su più account, rendendo le loro informazioni personali vulnerabili. I tentativi di rendere le password più complesse richiedono maiuscole, minuscole, numeri e simboli e hanno reso la memorizzazione ancora più difficile per gli utenti, ma c'è la luce in fondo al tunnel. Immaginate un futuro in cui non dovrete più ricordare una serie di caratteri astrusi. Questo futuro è già qui e si chiama appunto passkey. Ma in tanti mi chiedono, sì ma cosa sono? Sono un approccio rivoluzionario alla sicurezza digitale, basato su un concetto semplice ma potente, l'identità unica di ciascun individuo. Le passkey sono basate sulla biometria unica di ogni persona, come l'impronta digitale e le caratteristiche del viso o persino i modelli di battitura. Questi dati biometrici vengono catturati e convertiti in un formato crittografico unico che funge da chiave d'accesso. Ciò significa che non c'è bisogno di ricordare complicati codici, il vostro corpo è la chiave. Le passkey offrono una serie di vantaggi sorprendenti. Innanzitutto sono estremamente sicure, poiché sono legate in modo univoco a voi e non possono essere rubate o intercettate come le tradizionali password. E poi rendono il progetto di accesso più veloce ed efficiente, eliminando la frustrazione di digitare password complesse. E quindi, come vengono utilizzate? La loro integrazione sta avvenendo in maniera graduale. Già oggi molte aziende le stanno sperimentando per accedere a sistemi aziendali sensibili. Nel futuro potrebbero sostituire le password per l'accesso a account personali, anzi ve lo dico già, sta già succedendo in alcuni termini, su dispositivi mobili e servizi online. Immaginate quindi di sbloccare il vostro telefono con una rapida scansione del volto. Ah, c'è già! O di accedere al vostro account bancario semplicemente toccando lo schermo. Vogliamo fare delle considerazioni sulla privacy e la sicurezza? E facciamole. Naturalmente, con ogni avanzamento tecnologico sorgono preoccupazioni appunto sulla privacy e sulla sicurezza dei dati. Le informazioni biometriche sono estremamente personali e sensibili, quindi è essenziale che vengano adeguatamente protette attraverso crittografia robusta e misure di sicurezza avanzate. Le normative e le leggi dovranno essere sviluppate per garantire che l'adozione di questa tecnologia non comprometta la nostra privacy. E quindi arriviamo alle conclusioni. Il futuro delle password è sicuramente promettente e rivoluzionario grazie a queste passkey. Questo approccio, basato sulla biometria, eliminerà la necessità di ricordare password complesse e renderà l'accesso più sicuro ed efficiente, soprattutto a tanti sprovveduti che mi stanno ascoltando in questo momento. Non vedo l'ora di vedere come questa tecnologia si svilupperà nei prossimi anni. E quindi grazie per essere stati qui con me in questo episodio e averlo ascoltato, e restate connessi per ulteriori scoperte interessanti sulla tecnologia e sulla innovazione. Alla prossima!